Buongiorno amici, bentornati in un mio nuovo video. Oggi parleremo di Panasonic, ma prima sigla. Ma prima di iniziare con il video, vi ricordo come di consueto di lasciare un bel mi piace qui sotto in descrizione, di iscrivervi al canale e di attivare l'apposita campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei video. Ma adesso parliamo di Panasonic, o per la precisione di G9. Questa fotocamera è una delle new entry di Panasonic che urla al mondo: noi sappiamo fare anche fotografia. Infatti, al contrario del GH o della serie GH, o più per la precisione di GH5, che è l'ammiraglia di casa Panasonic, più indirizzate nell'ambito video, questa invece G9 è perfetta per fare le fotografie. Ma andiamola a scoprire insieme. Cominciamo dall'accensione. L'accensione è molto simile all'accensione Nikon, infatti con questo tasto posto sotto lo shutter, e io lo trovo veramente molto comodo, perché se noi la impugniamo in questo modo abbiamo l'accensione molto rapida della fotocamera. La prima cosa che salta subito all'occhio dopo l'accensione è il mini display stile reflex, che ci permette una carrellata rapida delle impostazioni. Questo display è retroilluminato, ma sinceramente, anche se è molto rapida l'accensione del display ruotando verso destra il tasto di accensione, se come me avete appena iniziato ad utilizzarla, ogni tanto vi sbaglierete invece che spegnere la camera e accenderete il display, ma questo è una cosa molto molto ma molto trascurabile. Poi, altra grossa caratteristica cambiata anche dalla precedente versione è la ghiera delle modalità di scatto, spostata dalla destra alla sinistra con l'apposito tasto che ci permette di bloccare la ghiera in modo da non prenderci contro involontariamente. Poi, se la cominciamo a osservare dopo averla accesa, noteremo subito che è molto rapida nell'accensione. Infatti basta spostare la leva apposita che la macchina è già pronta per scattare. Sono presenti tre ghiere, una posta intorno al tasto menu, una posta sopra il tasto accensione e una posta praticamente sul pollice. Molto comode per chi scatta in manuale. Poi possiamo vedere che sul lato destro è presente il doppio slot per le SD, molto comodo, soprattutto anche perché è stato richiesto a gran voce dagli utilizzatori, perché effettivamente con le qualità di immagine che ci sono su questa macchina, ma come su tante altre, una scheda di memoria sola, che di solito si va sul taglio da 32-64 massimo gigabyte per una persona normale, non sto parlando per un fotografo professionista che avrà miliardi di schede. Comunque, a parte questo, è stata richiesta a gran voce e finalmente ce l'hanno concessa. Ma parliamo poi di ergonomia. La macchina si tiene davvero molto bene in mano. Infatti la parte dell'impugnatura è parecchio sporgente, in modo che si riesca con la mano, io ho le mani piuttosto grandi, di avere saldamente la macchina in mano, in modo sicuro soprattutto. Un'altra cosa che mi è piaciuta veramente molto è la posizione in cui hanno messo il joystick di controllo del fuoco prevalentemente. Infatti, se guardiamo, basta allungare leggermente il pollice e lo possiamo utilizzare tranquillamente, in modo da spostare poi il fuoco dove si vuole. Inoltre, con invece la rotella posta sempre sul retro, è possibile ingrandire e diminuire la grandezza del fuoco, del punto di messa a fuoco. Altra cosa che ci può essere molto utile quando scattiamo. Poi sono presenti diverse modalità di messa a fuoco. Rilevamento viso, occhi, anche corpo animali riesce a rilevare. Tracking, 225 aree, personalizzazione multipla, un'area e messa a fuoco precisa. Sono tutte e tre molto ben fatte, ma quella che preferisco sinceramente è la personalizzazione multipla. È molto interessante per il semplice fatto che si può decidere l'area in cui mettere a fuoco, ingrandirla sempre con l'apposita rotellina e
Quando si è ad esempio su quest'area qua, spingendo il tasto del joystick si torna al centro e rispingendolo si torna nella posizione che avevamo scelto in precedenza. Questa cosa è molto comoda anche perché ci permette di avere un fuoco, soprattutto nel mentre che stiamo effettuando fotografia ritrattistica ad esempio, molto rapido e allo stesso tempo molto preciso. Poi un'altra cosa che vi voglio far vedere molto interessante è, a livello delle impostazioni, il modo notte. Questo serve soprattutto per chi pratica fotografia notturna. Infatti, se io metto monitor su on, come vedete, il display diventerà di un monocolore rosso, in modo che quando siamo di notte, ovviamente, si accende il display, non veniamo accecati dalla luce di esso. Molto comoda, sì, anche questa è un'ottima impostazione. Non l'ho mai vista, sinceramente, in altre macchine fotografiche. Poi, invece, adesso parliamo delle modalità di scatto. Esistono due tipi di modalità di scatto, personalizzabili come si vuole dal menu delle impostazioni. Addirittura questa macchina, mantenendo il live view e otturatore meccanico attivo, arriva fino a 7 frame per secondo. Quindi vuol dire che con questa modalità, se noi teniamo premuto il tasto di shutter, ovvero quello per scattare le foto, possiamo avere una raffica di 7 fotogrammi, 7 foto al secondo. Se invece utilizziamo solo l'otturatore meccanico e non il live view, quindi non il mirino qua diventerà nero, possiamo ottenere fino a 12 fotogrammi frame, 12 frame per secondo. Invece, se utilizziamo solo l'otturatore ottico, fino a 20 frame per secondo, con autofocus continuo. Se invece disabilitiamo l'autofocus continuo e abilitiamo l'autofocus singolo, avremo fino a 60 frame per secondo. Una cosa incredibile, cioè ci metteremmo a riempire schede senza neanche accorgersene. Un'altra funzione molto ben fatta, che anche questa non hanno tutte le macchine, è la funzione post focus. Questo che cos'è? Cosa serve questa funzione? Fondamentalmente ci permette di scattare una foto, anzi una serie di foto con un solo click, e selezionare poi all'interno della macchina successivamente l'oggetto o la persona che vogliamo mettere a fuoco. Io ho fatto un esempio qui, non so se si vedrà molto, ma fidatevi di quello che vi sto dicendo. Ho scattato in post focus, poi con il dito nella sezione di riproduzione clicchiamo sui diversi punti della foto, possiamo mettere a fuoco la parte che vogliamo. Poi la macchina ha tutta una serie di tasti funzione personalizzabili come si vuole. Ne abbiamo due qui ai lati dell'obiettivo. Sulla parte anteriore abbiamo F1, F2 che sono altri due tasti funzione, e inoltre si possono personalizzare anche i click del cursore per scorrere i menu. Quindi una macchina super personalizzabile che si può adattare a qualsiasi tipo di utilizzo e soprattutto di persona, di fotografo. Come dotazione di supporto è molto ben fornita. Abbiamo l'ingresso per le cuffie, nell'altro sportellino HDMI e connettore purtroppo proprietario per ricarica. La cosa molto figa di questa macchina, cosa che fa, ormai cominciano a farle tutte, ma ce ne sono ancora che non lo fanno, è il fatto che attaccando un power bank alla macchina noi possiamo ricaricarla nel mentre la utilizziamo. Quindi io penso a un hyperlapse di ore e ore, la batteria non durerebbe così tanto. Quindi basterebbe attaccare un power bank da 10-20.000 mAh e avremo tutta l'autonomia possibile e desiderabile. Adesso vi faccio vedere qualche scatto e, come potete vedere dalle immagini, fondamentalmente sono scatti veramente nitidi. Vi ricordo che stiamo parlando di un micro 4 terzi, quindi per chi non lo sapesse si vada a vedere che cos'è un micro 4 terzi, ma non è un sensore enorme, quindi non è una full frame, ecco. Quindi avere della qualità, come state vedendo, con un micro 4 terzi vuol dire veramente tanto. Poi l'ultima funzione di cui vi voglio parlare è la funzione 6K. Questa funzione ci permette di scattare una serie di foto, o meglio un video, ad altissima risoluzione, con il quale noi dopo
all'interno della macchina possiamo andare a scegliere la foto che ci piace di più. In questo modo noi possiamo passare da una risoluzione di 20 megapixel, che è la risoluzione della macchina fotografica, alla risoluzione di 80 megapixel, in modo da avere una foto veramente molto definita. Bene, per concludere amici vi posso dire che di questa macchina fotografica ci sarebbero un sacco di cose da dire, ma in questo video ho voluto sottolinearvi soprattutto quelle che mi hanno colpito di più. La macchina fotografica è ottima, si può utilizzare in qualsiasi circostanza, sia nell'ambito diciamo lavorativo e sia nell'ambito più amatoriale. Ovvio, per l'ambito amatoriale stiamo parlando sempre di una fotocamera da 1500 euro, aiutato anche e soprattutto dal obiettivo che mi hanno dato, che è quell'obiettivo in kit, che è un 1260 f2.8-4 della Leica, un obiettivo veramente nitido che vi aiuterà molto nelle foto. Poi inoltre, oltre a questo obiettivo, mi hanno dato anche un altro obiettivo sempre da provare, che è un 14-140 3,5-5,6 di focale, davvero un ottimo zoom, anche perché se guardate è contenutissimo, e però arriva a una dimensione molto contenuta, ma arriva fino a 140. Ecco, diciamo che di questa macchina le cose negative sono poche. La cosa che non mi è piaciuta assolutamente, ma io non sono un amante del 4 terzi, però in questa macchina c'è, ma questa è una scelta di Panasonic, ovviamente. Io preferisco sempre una PSC o addirittura una full frame. È una macchina che per avere le funzioni che ha un costo contenuto, perché 1500 euro so che non sono pochi, per l'amor di Dio, però per una macchina del genere non sono tanti, ve lo assicuro. Dei difetti ne ho trovati pochi. Diciamo che a livello di ISO un po' più alte del normale, quindi da 3200 a 6400, il rumore si fa veramente sentire, sono utilizzabili, ma non così tanto, cioè, quindi da questo punto di vista bisognerebbe provarla con degli obiettivi più luminosi, a vedere se effettivamente si riesce ad ottenere qualcosa di più ad alti ISO. Ringrazio fondamentalmente Panasonic per avermi dato la possibilità di provarla. Detto questo, vi ho tenuto qui fin troppo, vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!